dallo stadio San Paolo Napoli-Juventus. Buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. La Juve affronta i tre giorni più importanti della sua stagione dopo Napoli, poi c'è la partita con il Real, poi tra l'altro tra una settimana il derby con il Torino. Sapremo qual è la vera Juve dopo queste partite. Si è liberato bene Salihamidžić, entra in area di rigore Salihamidžić, ancora all'indietro liscio, arriva Poulsen, deviazione, Iezzo. Arriva la chiusura di Contini, viene messa un po' di pressione a Contini da Del Piero, che riesce in qualche modo a tornare sul pallone, poi prova ad andare via, c'è Amorì al centro ancora che si fa vedere, Nedved con il piatto alto sopra la traversa, è già la terza volta che la Juve arriva sul fondo da quella parte. Blasi intercettato il suo tentativo, poi Marchisio però non riesce a controllare del tutto il pallone, allora Blasi che ricomincia per Maggio, è pronto a traversone, arriva Hamsik e in qualche modo la tiene giù in due tempi Manning. Del Piero, palla deviata a Amorì, la schiaccia e trova Iezzo. Va Del Piero, Iezzo deve metterla in calcio d'angolo. Blasi, Gargano che gioca un po' più avanti. Pallone aperto a destra, Maggio si fa vedere, buono il controllo, uno contro uno, Maggio in area di rigore, Maggio insiste ancora, velocissimo, Maggio! Manninger gli ha chiuso la porta. Brazzo. Poulsen, sovrapposto bene Poulsen, il cross è buono, Amorì! 1-0, non esulta, ma che gol! Blasi, il Pocio è libero per il traversone pericoloso, Marek! Hamsik! 1-1! Tocca il pallone in qualche modo Marchisio, si gira Hamsik dentro ancora per Dennis, poi è il Pocio! E il Pocio! 2-1! Batte Giovinco, Chiellini sul fondo, grande palla gol per la Juve al 44esimo. 10 secondi alla fine. Fallo su Giovinco, c'è ancora una possibilità per la Juve ma l'arbitro dice di no. Manda tutti sotto la doccia. Napoli batte Juventus 2-1. Sempre in casa c'è il grande pubblico che ci stimola e che ci porta sempre davanti. Allora ancora abbiamo rimontato, l'abbiamo visto sta partita. Sempre in avanti anche il Napoli perché in questo momento è primo in classifica, non succedeva da 16 anni, chiaramente bisogna aspettare le gare di domani, ma dove può arrivare questo Napoli? Lo scudetto? Sì, siamo contentissimi che siamo primi, però non significa niente. Vogliamo migliorare il posto di l'anno scorso, ora in Coppa UEFA sicuramente vogliamo arrivare.